Salve, buongiorno. Allora, eccoci qua in questo sabato marzolino, un po' pazzerello, il tempo pare che diciamo volgerà di nuovo brutto, ma insomma, adesso così stiamo un po' a vedere. Intanto ci godiamo questa giornata ancora un po' leggermente nuvolosa, ma anche un po' soleggiata. Dunque, eccoci qua, ben ritrovati, un po' che non ci si vedeva in video live. E sì, diciamo che ultimamente ci sono state un po' di vicissitudini, impegni vari, altalenanti, che mi hanno un po' così portato a non poter comunicare con voi un po' in live. Ma eccovi qua, oggi in una veste un po' così civile, con abiti diciamo così informali, non in divisa come sono solitamente quando lavoro sia a livello formativo che a livello professionale, lavorativo prettamente detto, perché voglio parlarvi insomma di qualcosa che molti mi chiedono sempre, che riguarda appunto l'apertura di una pizzeria. Ebbene sì, cosa fare, cosa sapere, dove cercare, cosa cercare, quali step, quale risorse utilizzare. E quindi di seguito ho cercato di darvi un po' di esperti, di consigli pratici riguardo insomma a quelle che possono essere le varie fasi affrontabili, vari percorsi che si possono fare per aprire una pizzeria. Quindi, così come del titolo, se c'è qualcuno che ha un qualche interesse a vedere un po', un attimino di analizzare insieme a me questo ipotetico ideale percorso da fare possibilmente prima di aprire una pizzeria, bene, mi farà piacere condividere questo tempo insieme a lui. E quindi diciamo così che poi magari se avete commenti o cose varie da fare, fatele pure. Insomma, io è un percorso che ho intrapreso da tempo, faccio spesso nuove aperture, sia per conto proprio che per conto terzi, che unisco le mie attività di formazione, di cui potete seguire meglio nel mio sito www.nicolasalvatore.com, e sia poi attraverso la ricerca, lo sviluppo, il riposizionamento di alcune location, ripeto, sia per conto proprio che per conto terzi. L'attività che diciamo così più mi contraddistingue nel contesto del mio lavoro è quello dell'attività formativa, ossia dei corsi da pizzaiolo, e di cui ne svolgo di vario genere ovviamente. E tralasciando un attimo quelli che sono i corsi amatoriali, parliamo dei corsi base professionali per pizza o per aspiranti pizzaioli professionisti, che è uno dei primi consigli che mi consento di fare a chiunque a qualsiasi titolo voglia approcciarsi al mondo pizza, sia a livello lavorativo, professionale che imprenditoriale, di cui soprattutto in questo video parleremo. Quindi sicuramente tra le diverse cose da fare, possibilmente prima di aprire, di avviare un progetto di apertura di una pizzeria, è imparare a saper fare la pizza, che non significa necessariamente poi saper fare il pizzaiolo se si vuole aprire una pizzeria, che come vedremo più là è una cosa ben diversa. Saper fare una pizza e saper fare il pizzaiolo, l'una diciamo che non esclude l'altra, o meglio non è detto che non si possa aver intrapreso o intraprendere una attività professionale da pizzaiolo dopo aver imparato a fare bene una pizza. Però
Io vi dico tranquillamente che come la situazione oggi è, se ne può fare tranquillamente, perché una volta superato il primo step, cioè quello di imparare a fare tecnicamente bene una pizza dalla A alla Z, conoscere un po' tutte le dinamiche di base, le materie prime di base, le farine, gli impasti, saper fare materialmente una pizza, si può tranquillamente saltare a piè pari tutto il percorso formativo di imparare a fare il pizzaiolo, che è una parte un po' sicuramente più lunga, più impegnativa e diversa, che oggi come oggi non è più necessaria, a mio personale avviso, se si vuole aprire una pizzeria. Quindi, a mio avviso, superato questo primo step, se si vuole gestire al giorno di oggi, nel 2018, con successo un'attività in questo settore, e una volta frequentato un corso base, qui potete, questo video è anche a supporto del mio articolo sul mio blog nicolasalvatore.com e sul mio progetto Pizza School, dove potete vedere un po' le tematiche che affronto durante questo primo periodo di formazione base. Potrete vedere che le competenze richieste al giorno d'oggi per chi vuole aprire e avviare un'attività di pizzeria sono più strettamente competenze imprenditoriali e manageriali. Da qui ne consegue che l'indirizzo di studi e la formazione regressa o futura per chi vuole avviarsi a questa attività deve essere sicuramente adeguate e proporzionate alle dimensioni dell'impresa stessa che ci accingiamo ad aprire. Ma da dove iniziare? Post corso base. Io sicuramente, se avete studi di gestione aziendale recenti, è cosa molto buona, ma aggiornatevi sempre comunque, perché le tematiche, le dinamiche cambiano, le conoscenze di base necessarie cambiano, e quindi a maggior ragione se questi risalgono gli studi che avete fatto in gestione aziendale a tempi diciamo un po' lunghi, è bene aggiornarsi su come oggi si può e si deve gestire un'impresa ristorativa. Dopo di ciò, ovviamente, importanza molto rilevante andrà data agli studi di marketing e comunicazione, senza dei quali oggi non pensate di poter riavviare ad attività imprenditoriale di pizzeria. Tra questi, mi permetto di segnalarvi una persona e un'azienda che sono senz'altro leader di settore per questo aspetto, questo specifico aspetto, di cui poi vedrete bene, ci sono proprio delle specificità, specializzazione di questa azienda, mi consento di definirlo anche amico, Lorenzo Ferrari della Ristoratore Top. Bene, questa è sicuramente l'unica delle pochissime aziende leader di settore in Italia per quanto riguarda la formazione, sotto punto di vista consulenza del marketing, della connessione nel settore specifico della ristorazione. E nel loro contesto, per esempio, credo che senza ombra di smentita posso dire che questa azienda, la Ristoratore Top, è leader in Italia e in Europa, non ci allarghiamo oltre, per quanto riguarda l'ingegneria del menù, di cui poi vi racconterò in seguito, approfondiremo in seguito questo specifico aspetto, anche dopo che sarò tornato dal menu master di maggio, dove andremo proprio a specializzarsi per questo specifico aspetto che riguarda appunto l'ingegneria del menù. Quindi, assodati le conoscenze di base che bisogna avere per quanto riguarda il marketing e la comunicazione, un altro aspetto da non sottovalutare è quello delle conoscenze di economia aziendale, o meglio, nello specifico, è importante imparare a saper leggere bene
il bilancio della vostra azienda e chiaramente ad averne un pieno controllo di questo. Insomma, morale della favola, bisogna comunque, al di là di tutto ciò, a livello aziendale, se volete aprire una pizzeria, se volete essere titolare della pizzeria, bisogna saper far quadrare i conti. Ulteriore consiglio che vi do in questo video, a meno che non lo possediate già in qualche modo o ne abbiate uno di donne sotto mano, è quello di mettervi subito alla ricerca del locale da scegliere, sia una location che una destination, i quali termini prevede una collocazione diversa. E qui naturalmente, se vi andate a rivedere i vari video live di Lorenzo del Ristore Top, potrete scoprire per bene cosa si intende per location e cosa si intende per destination, che rappresentano appunto due situazioni di per se stesse diverse, se non proprio all'opposto. Quindi, partita, diciamo così, individuate una zona per quanto riguarda la location, una destination, una macro area, e poi man mano restringendo il campo iniziate la vostra ricerca, e fino anche a piedi quando avete individuato la zona, perché in macchina vi potranno sfuggire tante belle occasioni. Questo è quindi, ed è trovare un locale in una location, una destination che sia adatta alle vostre esigenze. Vi assicuro che non è una cosa molto facile, molto semplice. Per questo potrete farvi aiutare anche da agenzie di zona che senz'altro, oltre a conoscere, essere a conoscenza delle varie attività che sono in zona, sicuramente magari conoscono anche le varie zone sotto il punto di vista di interesse commerciale, e quindi di conseguenza passate a tappeto un po' sia un po' quelli che possono essere i negozi liberi che si affittano privatamente, sia un po' quelli che sono le agenzie che possono avere sicuramente, per questo deputate, attività pronte, insomma. E sempre tornando un attimo al discorso dell'impegno economico, una cosa fondamentale quando vi avviate ad aprire una pizzeria è quella di farvi, o fatevi fare, con ogni sogno di causa, un bel business plan, permettetemi il termine, con i controcazzi, perché da questo strumento troverete e definirete bene un po' tutto quello che sono, quello che è lo sviluppo strategico della vostra attività imprenditoriale. Quindi, riassumendo, per aprire una pizzeria, i consigli che io mi sono permesso di darvi è sicuramente quello di farvi un corso base, di conoscere, sapere bene come si fa una pizza, che non significa necessariamente poi dover diventare un pizzaiolo, se si vuole, se si parte con l'intenzione di aprire una pizzeria, però conoscere le dinamiche, come si produce una pizza, io ritengo che sia molto molto importante. Poi, dopodiché, ognuno può fare quello che vuole, ovviamente. Io, a tal proposito, permettetemi di sponsorizzare la mia attività formativa che faccio regolarmente in varie location e destination in tutto un po' l'Abruzzo e qualche volta anche fuori dall'Abruzzo e dall'Italia. Quindi, per vedere un po' quella che è la mia offerta formativa, potete farvi un giro sul mio sito www.nicolasalvatore.com, dove ho una specifica pagina che si chiama proprio Pizza School, e lì potrete vedere un po' quella che è la mia offerta formativa. Dopodiché, una volta, diciamo, che avrete frequentato un corso base, contemporaneamente potrete cominciare a sviluppare il vostro piano strategico di marketing e comunicazione, quale oggi è un aspetto, secondo me, determinante per definire un po' quella che è la vostra idea imprenditoriale. E dopodiché, chiaramente, sviluppare contemporaneamente anche quelle che sono
gli studi, se non ne avete già, specificatamente di business e gestione aziendale, quindi anche inerentemente a quelle che sono appunto le tematiche del vostro business plan che vi sarete fatti o vi siete fatti fare, perché oggi, come oggi, è ormai indispensabile pensare di avviare, aprire qualsiasi attività imprenditoriale. Anch'essa settore ristorazione, pizzeria nello specifico, senza un adeguato business plan, quindi è relativo a studio strategico di marketing e comunicazione che ne definisca le vostre varie. Beh, Gianluigi invece, che saluto, deve soltanto un po' cercare di vedere, di sviluppare al meglio quella che è la sua bella e florida attività, e sicuramente ottimizzare, come lui ben sa, e gli ho omaggiato il libro Brucia il tuo menù, che spero trovi il tempo di leggere, perché Gianluigi è una grande e vera e importante realtà del mio nostro caro Abruzzo, e sicuramente, insomma, lui lo sa, anche se in maniera un po' particolare tifo per lui, perché la ritengo una delle pizzerie degne di essere chiamate tale di questo nostro Abruzzo. È giovane, sicuramente ha tanto ancora da imparare, da fare, però dei segni importanti, dei riconoscimenti importanti già li ha avuto. Credo i tre spicci del Gambero Rosso, sulla guida del Gambero Rosso delle pizzerie d'Italia, quindi è veramente un vanto per me averlo avuto, anche se per corso di specializzazione di pizza alla pala, con impasti diretti e indiretti tra i miei allievi. Quindi ti saluto, ti ringrazio. E quindi sto cercando di dare dei consigli a chi oggi vuole aprire una pizzeria, magari prima che si avvia a aprire, magari si possono trarre spunti sicuramente utili anche per chi già ce l'ha e vuole riposizionarla. È buono rivalutarli. Quindi, una volta, dicevo, fatti frequentare dei corsi base, sicuramente sia per chi deve aprire sia per chi l'ha aperta già, cercare di fare il titolare. Ciao, ciao Luigi, grazie, tu hai da fare. Poi magari ti potrai rivedere il video dopo. Anche chi è già titolare, forse anche e soprattutto per loro, penso sia il caso di rivedere la loro posizione e non dedicarsi. Poi magari chi vuole può farmi delle domande specifiche, darò delle indicazioni specifiche. Cercare di delegare il più possibile l'aspetto tecnico, se siete titolari di un'impresa, un'attività di pizzeria, cioè cercate di non fare tanto le pizze se non lo stretto necessario, ma cercate di fare i titolari della pizzeria, che significa che più che lavorare nella vostra pizzeria, lavorate per la vostra pizzeria, ossia dedicatevi allo studio strategico del marketing che potete fare, che avete fatto, se non l'avete fatto iniziate a farlo, se volete far progredire la vostra azienda. E chiaramente, ciao Salvatore, anche lui saluto. Ciao, grazie, grazie, saluta anche la famiglia, pure tu, grazie, vai a fare. Ormai è un video che sto facendo in un orario un po' particolare, però tanto poi chi vuole lo potrà rivedere. E quindi chiaramente nel contempo avere anche un po' un buon, sano e giusto controllo amministrativo dell'attività, vedere che cosa state combinando, insomma, vedere se i conti tornano. Per fare questo bisogna conoscere, sapere come calcolare il food cost, un'azienda moderna oggi, che non è solo il costo della materia prima per 3 o per 4 o per 2 a seconda della convenienza, come vi dice la maggior parte dei vostri commercialisti, è un attimino una cosa un po' più complessa che si studia e si approfondisce nel menu mastery organizzato da Lorenzo Ferrari della Ristora Top per maggio. Ormai i posti sono pochissimi, rimasti. Chi vuole, interessato, vuole avere indicazioni, può chiedermi in privato o sulla chat come preferisce, e sarò ben lieto e felice di dargliele. Quindi, dopo, unitamente al controllo amministrativo, business plan, visioni strategiche, eccetera, eccetera, per chi deve ancora aprire
una pizzeria chiaramente deve cercarsi una location adatta che è diversa da una destination, e per capire la differenza tra queste due parole, che potrebbero sembrare la stessa cosa ma non lo sono, potete andarvi a rivedere uno dei video live di Lorenzo, della serie dal titolo Un bicchiere con Lore di qualche tempo fa. Se volete sapere quale, me lo chiedete privatamente, specificatamente, io sarò ben lieto di, insomma, di segnalarvelo nello specifico quant'è. Quindi, trovare la location sicuramente potrebbe essere una cosa semplice, ma vi assicuro che non lo è. Per trovare una location bisogna chiaramente individuare una macroarea, una zona, e dopo farsi chiaramente prima dei giri con la macchina, e poi a un bel momento scendere dalla macchina e farsela a piedi. Questo è il consiglio che io vi do, perché la macchina mi possono sfuggire tante occasioni, tante opportunità, senza tralasciare ovviamente di visitare le agenzie che sono per questo deputate, e che se non conoscete la zona vi daranno anche facili indicazioni su quelle che sono le zone più o meno commercialmente appetibili. Insomma, questi sono gli step principali che io mi permetto di suggerirvi se volete aprire un'attività di pizzeria. Quindi leggete, leggete, leggete tutti i libri di educazione finanziaria, marketing, che sono. Poi, tra l'altro, un consiglio extra video che vi do, un po' di consigli extra, sono quelli di. Poi c'è il link nell'articolo sia della di questa pagina Aprire una pizzeria, sia nell'articolo del mio blog, sempre dal titolo Aprire una pizzeria. Ci sono dei link al canale YouTube di Mr. Marco Monti Montemagno, che insomma riguardo al mettersi in proprio ha veramente tanti consigli utili da darvi. Vi stavo dicendo ancora qualcos'altro, qualche altro consiglio extra. Vabbè, leggete un po' tutto quello che vi può essere di utile, interessante. Ah, ecco, dicevo, tra i vari consigli specifici, rivolgendovi alla che io vi ho dato. Vi ho invitato a rivolgervi a Lorenzo Ferrari del Ristoratore Top, che è uno che sicuramente la sa lunga per quanto riguarda il marketing e la comunicazione nel settore della ristorazione e anche pizzerie, con una specifica e particolare conoscenza proprio per quanto riguarda l'ingegneria del menù. Ma tra i vari prodotti che lui offre vi è anche un prodotto che si chiama Le basi del sistema Ristoratore Top, che potrete acquistare a un prezzo, diciamo, secondo me abbastanza irrisorio per il materiale che vi viene dato, e che potrete poi anche comunque acquistare a seguito della lettura di tantissimo materiale gratuito che si trova sul loro sito, che si chiama appunto ristoratoretop.com, edo.it, penso che sia lo stesso. E quindi leggetevi un po' tutto questo materiale e poi eventualmente acquistate le basi del sistema Ristoratore Top anche prima di andare a Menu Mastery, chi non l'avesse già fatto, perché secondo me è un appuntamento importantissimo per chi ce l'ha o per chi vuole aprire una pizzeria. Bene, a questo punto spero che possa essere stato utile per qualcuno che abbia visto, che mi vorrà rivedere. E vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. Questo è un video che riguardava specificatamente un po' alcuni aspetti, mie riflessioni e consigli, nonché considerazioni sull'apertura di una pizzeria. Arrivederci, spero a presto con altri video dove magari lo so che mi attira un po' più il discorso pizza, però il mio orientamento ormai è non solo verso gli aspetti tecnici del settore, ma anche verso quelli manageriali di cui mi sto interessando sempre più, e che spero vi faccia piacere condividere con voi, insieme a voi. Insomma, io ci sto provando ad avere consigli, dopodiché ognuno, come si dice, fa mille consigli e una pensata. Arrivederci, e
Saluti a tutti, spero che ci rivediamo presto, sicuramente con qualche altra situazione. C'ho tante belle novità in serbo per voi, che vi darò piano piano. La pagina, il sito di riferimento sono sempre nicolasalvatore.com. Poi ci sono varie pagine delle specifiche situazioni di pizzeria, dell'accademia, della pizza chef italiani, eccetera, dove mettiamo specifici contenuti. Saluto, buona giornata, buon weekend a tutti, chi lavora, chi va a godersi le buone e belle pizzerie. E saluto a me, arrivederci, grazie a tutti. Ciao.